Today is the European Week for Waste Reduction, and in the Parc de Forêt, the Friends of the Parc de Forêt, they have organized an event around the issue of waste reduction, and also the Italian artist Pozzi, he has organized the installation, and the installation is helping the people to visualize the volume and the weight of their waste produced per year per person in Brussels. This event was also organized for kids, and we have done a recycling workshop. Tomorrow there will be a workshop on how to compost the waste, and there is also an exhibition in the house here, the greenhouse, and about how to select the waste and so on, the blue bag, the green bag, the yellow bag and the white bag. So at the end of the day, everybody will be quite informed about the issue. Sono Pierluigi Monsignori Pozzi e mi occupo da oltre 10 anni di installazioni di land art, quindi occupo dei spazi enormi per far conoscere le mie installazioni. Perché la scelta della land art? La land art perché rende fruibile e in maniera gratuita a tutti la visibilità delle mie opere. In più le mie opere stanno a contatto con la natura, perché la natura di per sé è perfetta e non genera rifiuti per vivere. Quella che vedete qui sono 10 presse da 50 kg ognuna, in pratica sono 500 kg di rifiuti plastici e sono quello che noi produciamo ogni anno. Plastic Food non è altro che riportare il nostro rifiuto quotidiano, cioè quello che gettiamo quotidianamente, nei propri giardini. Normalmente noi siamo abituati a protestare perché non vogliamo le discariche, non vogliamo gli inceneritori e ovviamente vorremmo vedere smaltiti in maniera intelligente i nostri rifiuti. Beh, il messaggio di Plastic Food invece è diverso. Il messaggio di Plastic Food è: non produciamo i rifiuti. Purtroppo sarà sempre più normale vivere circondati dai nostri rifiuti. Mentre per una città come Bruxelles è un futuribile da evitare ad ogni costo, per alcune città d'Europa e non solo, questo è un passato presente. E in definitiva Plastic Food cerca di sensibilizzare chi produce e chi consuma all'utilizzo minore di materie plastiche. So what I was thought was funny was the reaction of the children. Yeah. So I asked the children, hey, what could this be? And what do you think it's they for? They were thinking about decoration. They thought it was decoration to make it a bit more interesting. And I had seen this posters before, so I knew actually that it would be in the frame of this European week. And then I thought, wow, it's good that people use the space, that they do something. I think it's really important, and I think that in Forêt waste is a really big issue.